vederci poi dopo. Ok. Sei lì. C'è Vanika che sta, boh, lì sul bancone. Sono vestito, eh. Ho dimenticato ecco. Di dirtelo. Mi veniva un brivido, se no. Sta leggendo un giornale, pigramente. Ah, buongiorno. Bella Vanika. È uscito nel naturale. Scusate. Cos'è questa cosa? La tua coscienza. L'animale parlante. Allora, o è un animale parlante oppure è la mia coscienza. Nel caso in cui fosse la mia coscienza, mi dispiace, non ne ho una. Nel secondo caso, potrei anche crederci. Piccolino, come stai? Benissimo. Ti avevo detto di non farlo. Non si sputa addosso alla gente. Tu sei la sua padrona? No, è la mia mamma. È il suo padrone. Cosa? È la tua mamma? Non ti ricordi più di me. Davvero? Sì, no. Prende le medicine. Sì. Non sono la sua mamma. Ma avrai più o meno forse... Quanti anni hai? Ma guardami, è molto più vecchio di lui. Ma non è questione di essere vecchio, siete altri uguali. Mentre loro discutono io esco. Ehi, non ti allontanare troppo. Va bene, mamma. E chiudo la porta. Tu e il dottore vedete avvicinarvi un bambino. No, poi vi accorgete che non è un bambino. Sei tipo la mia reazione, tipo... Che cazzo è? Che c'hai da accendere? Quanti cazzo di anni hai? Non lo so. Ma soprattutto, cosa sei esattamente? Non lo so. Sono il figlio di quella che sta lì dentro. Io tipo faccio... Il dottore entra. Di che è la madre di quel? Sua! Io mi sporgo solo, guardo lei. Cazzo, è vero che non si deve bere e drogarsi in gravidanza? E poi vi portano intanto 10 birre. Ma sentiamo di che cosa sta questa birra. Prego, ti piacerà. Alla gauche? Alla gauche, ma sì. Simo. Un'altra? No, sì. Quindi malus almeno 5 al tiro dalla prova. Colpi quelli! Guarda che cosa! Mi prendo la birra e gliela tolgo di mano. Ok, ma te non va bene che tu ne... Miro salvezza su tempi. Vediamo se regge la birra. No, te. 8 col 4. Sei svenuto. 4 più 4. Ok, le mandi giù. Per 3 secondi sei tipo... Beh, dai, sti cazzi. Cioè, un po' bruciorino, ma ci sta. Poi tutto quanto inizia ad appannarsi. The prophecy is true. Sta vedendo quel cosmo. Ah. Quindi lui è ciucco. Cioè, anche perché le hai dovute prima di mangiare, quindi a stomaco vuoto le hai mandate giù secche. Cioè, e non hai ancora mangiato il ragno. Sei un gnomo. Ok. Mi senti la testa pesantissima, cioè tipo... Certo che però, dico, no, tu e l'halfling. Mm-hmm. Certo che però tu e il tuo fiato. No, dico. Lei? Sì. Sì. Dico, tu potresti, no? Dico. Che? No, tu dico. E io dico che? Che cazzo stai a dire? Vaffanculo, eh! Stai avanti, eh? Mangiati quello schifo. Io mi mangio il mio pollo così. Ti prego, invoca un dio e maledicilo, per favore. Chierico, dov'è il tuo dio adesso? La mia fede vacilla. Sì, eh. Anne, prendi un po' d'acqua, gli porgo un bicchiere d'acqua. No, lo faccio io, grazie. No, ho detto di... Prender leva io, per favore. Mira su... Ho fatto 1 più 4. Fallimento critico! Allora, il nostro buon Han tira giù la... Quarta. La mette giù. Ha un momento di lucidità. Ha un momento in cui... Ah, oh, no. Cioè, adesso sì, ci sono. Osserva tutti i suoi commensali. Gli sorride in maniera molto piacevole. Dopodiché dice, ti amo a Shiran. Una gettata di vomito stile esorcista dritto davanti a lui. Beccando te, ovviamente. No, porco due, dai, non è possibile! Tiro salvezza su destrezza. Dai, no, tiro salvezza su ce l'hai come i griffi. 15. Vedendo la raggiata. Riesce a schivarlo, ma la raggiata raggiunge il muro dietro. Ma tipo all'istate, con tutte le vene così. 86 litri in un secondo, un flusso esagerato. La bocca che si allarga come quella del ragno di Lost in Space. Ah, sì. Svuotato.
ha delle allucinazioni e poi crolla di lato per terra e vomita per ancora. Per terra, esatto, di là. E tanto per cambiare, il nostro caro Simone si ritrova in una pozza di boni. Bello! Mi alzo e me ne vado al bancone. Io faccio lo stesso. Io faccio una piccola preghiera. Al bancone, vedete, si alza sul balcone e fa... Esecuzione da 10. Ci arrivi e c'è questo appunto polpettone di carne, ossa e schifo, e intorno una pozzanghera di quella melma nera. Sì, un enorme nugget. Metto un dito in quella pozzanghera. Muori. Bro, ricordati cosa è successo alla zanzara. Ma io ho individuare veleni. Appunto, sì, però devi usarlo e poi toccare. Ok, Jurassic Park. Fai individuare veleni. Faccio individuare veleni. Ma dimmi il ditino per cortesia. Stai per infilare il ditino, poi però percepisci in quella roba che dalle sfumature blu-violacee con le stelline dentro non è una buona idea farlo, soprattutto in funzione di quello... Ah, tra l'altro, di fianco vedi galleggiare ancora dei pezzi di quello che fu il tuo moscone gigante. Fagli fare un tiro su saggezza. No, ce l'ho alto. È una buona idea infilare il mio dito lì. E lì che fissa, dove potrei mettermelo sto dito? E una voce lontana ti suggerisce. Nel naso. Io vado dall'altro cadavere, invece quello che si è fatto esplodere. Ok, sta ancora bruciando. E lancio spruzzo velenoso, comincio a vomitare uno spruzzo velenoso sulla fiamma per farla spegnere. Se tu spruzzi vomito velenoso su una fiamma accesa? Sì. Pari incendiabile, dispari non incendiabile. Attenzione. Pari. È andata bene. Ma... No, pari, veramente pari è incendiabile. Avevo detto pari sì, incendiabile? Sì. Pari incendiabile... Ah. Riflettere prima di fare le cose. Abbiamo capito che ci vuoi fare vedere i tuoi grandi poteri. Sì. Ma riflettici un attimo. Ma scusa, bro, una cosa. Però, beh, un bel barbecue. C'è un buon odore di carne di maiale. E tiro fuori la mia carne e comincio a... Allora... ad abbrustolirla. Guarda, di fianco a te c'è un legnetto, se vuoi. Perfetto, prendo il legnetto e comincio a abbrustolire la tu carne. Tu abbrustolisci carne su fuoco acido e fumo acido. Posso dire una cosa? Ma teoricamente, se è qualcosa di velenoso, se evapora, non si spargono spore. Cioè, non spore, però... Sì. Non darmi idee! Ripeto l'incantesimo di prima. Preparo la sferetta di fuoco e di nuovo... Andate a cagare! E la rilancio con potenza, colpendo... Boh. Devi dirmelo. O il cane o gente. No. No. Non è vero. Anna voleva lanciarla per di qua, sostanzialmente al suo angolo, solo che ha rilasciato troppo tardi la fiammella, quindi anziché lanciarla fuori, l'ha lanciata nello spigolo della finestra. Bene. Che ovviamente scoppia, non in maniera forte, non danneggia nessuno intorno a voi, ma la casa inizia a prendere fuoco. Porco tu. Quindi tutto il nostro piano andrà in fumo. Cazzo! 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 Concludo la mia azione così. E di fianco alla porta c'è un grosso orco, bello, quelli cazzuti, con le cicatrici, sai, uno bello strong, che sta fumando un bel sigaro. Mi metto di fronte all'orco, eh? Prendo la sigaretta che mi ha dato Galgit e comincio a squadrarlo. E lui squadra te, con l'occhio buono. E accendo una fiammella usando l'incantesimo... Si chiama? Non mi ricordo. Produrre fiamma. Dunque è qui che si organizzano i campionati di briscola. Ti fa una fumata addosso che ti per due secondi non vedi, cioè proprio che cazzo sta succedendo? Soltanto per i grandi, devi essere alto almeno così. Non è la prima volta che soffro di razzismo. No, tu soffri di nanismo, è diverso. Quindi sarebbe una doppia umiliazione se un nanetto ti battesse.
A che cosa vorresti battermi? A chi fa più schifo? In tal caso mi arrendo. Monkey Island. Io sono alla ricerca di un po' di grana. Vediamola. Cosa? La grana. Se vuoi scommettere qua dentro, devi averla. Fammi vedere cos'ho. Un cazzo. Tira fuori. Sono rimasto male. Anzi, svelo una cosa. No money. No money. Cioè il diario di Sheeran. Qualcuno là dentro potrebbe accettarlo. Tiro fuori il coltello che ho rubato a uno dei banditi. Non ho moneta in questo momento. Tira fuori il coltello. Ma... è un orco. Vedi, cioè, capisce. Potrebbe essere interessato. Vedi che si sporge un attimo per guardarlo meglio. Tira fuori il suo coltello, che è grosso più o meno come te. Li metto dentro il mio coltello. E mette via anche il suo. Credo di aver capito. E poi noti che qualcos'altro ti sta osservando. Cosa? Il progione. Porca puttana. È nascosto in mezzo ai rami. Perché vedi lei? Tutta carina. Poi alzi poco lo sguardo e in mezzo alle foglie vedi i suoi occhi. Inquietantissimo. Ok, metto subito la mia bacca magica. O meglio, biglia magica dentro. Dentro alla tasca. Quanto è distante sto stronzo? Quindi sapete le mani. 4-5 metri, una roba del genere. Lo guardo attentamente, muovo la mano dietro di me e nel frattempo sto facendo un'illusione minore e dietro di lui, con un suono spettrale, faccio «Pussa via, stronzo!» Ok. Cade la pernicetta, ovviamente, va via. Lui cade giù, arriva ai piedi dell'albero, tutto scassato. E scappa via. Hai chiesto, però c'è un Umberto Smile. Mi scasso da ridere. Umberto Smile. Però subito dopo un po' mi dispiace perché è volata via la pernicetta, quindi guardo la pernicetta volare via. Avrei schiacciato 5 vertebre a un povero animale, signor druido. Tu che sei druido, esatto. Ma fanculo. Ma fai schifo. Ma vuole le mie bacche, ma se ne deve andare a fanculo. Ma risciami le bacche, esatto. Sudicio. Che pezzente che sei. Risciami le bacche. Risciami le bacche. Io vi cercherò. Vi troverò e vi ucciderò. Lisciami le mele, sudicio. Allora, io c'ho la pistola che stava caricando un colpo e ormai si è gonfiata più del mio pisello di quando stavamo in chiesa. Quindi è tipo pronta a sparare. Sì, devo sapere su chi stai sparando. Su tutti i colpi devono proiettarsi nella faccia di Gonzo, deve esplodere. Esplode, c'è il rischio che qualcuno di voi se lo becchi, l'esplosione di Gonzo. Sì, io ti ricordo che ti ho detto, sono dietro il sì, furgone, no, tu sì. Sono io affacciato, dalla mia prospettiva, da come me l'ero immaginato, io sono protetto da un'eventuale esplosione, sto visualizzando soltanto Gonzo. Siamo tutti d'accordo che tu sei protetto? No, Simo, devi chiederti chi è vicino a Gonzo. tu ti salvi. Ah, vai, sparo a Gonzo. Questa è la starolata, mi mancheranno sti personaggi. Sparo a Gonzo. Ti sei già arresa, Robby. Spara a Gonzo. Cioè, già preso i tuoi danni. Ok. Fallo. Spero cioè, fatto. Dimmi che devo fare, cioè, devo devi tirare i danni. Tirare i danni. Già. E quanti so? Che devo fare? Che so? È scritto danni vicino alla tua pistolina del cazzo. Ok, ah, 3 di 6, perdonami. Ho fatto 5 più 2 più 2... È poco, è 9, non può essere esploso, no? Sarà danneggiato quel tanto è un orsetto di pezza quindi al posto degli arti delle bombe ai fotoni. Ok, quanta cazzo di CIA vuoi che abbia un orsetto di pezza? Ah, Jeff, sta a te. Sto pensando, lancio una granata. Dove? Perfetto. Perfetto. No. Assolutamente non ci sono problemi. No. Perché no? Scusate. Vai, lancio la granata. Se il master è così entusiasta, Simone, fai te. Vabbè, era per distruggere no, tutto. Non fate metagame. Assolutamente. Lancio una granata, senza problemi. Anche no, faccio per finta. Cui lì. Faccio finta. No, Simo, ormai hai detto che lanci una granata. No, ormai non fare granata. Cioè, non ci sono problemi. Cioè, ragazzi, potete fare tutto quello che volete, lo sapete. Cioè, non vi ho mai detto di no. Ok, lancio una granata per sicurezza. Vai. Ma che vuol dire per sicurezza? Allora, se sa mai.
la granata non è un tiro per colpire, sono solo danni ad aria. Lanciami 8 di 10. 8? Okay. Sì, come a voi, l'altra volta, l'ho lanciata anche a voi, ricordate la granata di... No, sta rovesciata. 44. 44? Perfetto. Simo? Eh? Chi c'è dentro la stanza? Già, Simone. Simone. Legata a una sedia. Chi c'è? Legata... Simone. Ah, beh, ma non che miro là, scusa, eh. Simone, è una stanza, sì. Simone. Voi vedete? Ah. Vedete, avete solo il tempo per girarvi. Vedete Jeff staccare. Siete tutti quanti che guardate verso Jeff. La bomba rimbalza. Una. Due. Una deflagrazione incredibile. Fa saltare letteralmente l'intero salone. Schegge ovunque. Fumo. Acqua che inizia a scendere. Ma soprattutto... silenzio. Caro Simone, pensavo che due stagioni di Intel ti avessero insegnato, ma prima di agire, piuttosto chiedi! Fai domande. Te l'abbiamo com'è anche la suggerito. Situazione? Com'è la stanza? Quanto grande? Quanto vicini sono i bersagli? Posso tirare una palla di fuoco? Ma... non pensavo di non di pensavo, esporre... lascia pensare i cavalli che ha la testa più grossa. Non pensavo di esporre il nocciolo di Chernobyl. Ragazzi, chiedi quanta potenza esplosiva hanno le granate. Ma io sono che un io bambino. Sto gestendo? Ma io sono un bimbo. No, il tuo personaggio è un bambino, no. Beh, ma anche lui Gian, come dire. Non imparerai mai, non imparerai mai. Ora capisco come ci si sente a stare dall'altra parte, Gian. Allora, dentro, ragazzi, non... adesso c'è tutto, vedete, proprio... pensate come può essere un'esplosione dentro una stanza, una granata enorme. Io ho tirato davvero il fumo, una tazza e sto bevendo. Il fumo si sta... Che palle parate. Si sta... sta scemando. Vedete i corpi... Vi giuro, non avrei mai immaginato. Io invece per un attimo benvenuto, ho detto, vabbè, non lo fa. Benvenuti in un gruppo in cui Simo gioca. Se esiste la possibilità che qualcosa di super corazzato, tipo telefoni, tipo ricetrasmettente, tipo capo, il lavoro è stato fatto. Allora, qua dalla, di loro non c'è nulla, perché proprio è esploso. Allora, facciamo un tiro, vediamo cosa mi dice il dato. No, mi dispiace, uno. Figa, li disintegrati, Simo, grande. E cazzo, ha deflagrato tutto. Cioè, nelle città vicine, anche... nelle città vicine stanno distribuendo le pillole di iodio per le radiazioni. Cioè, che cazzo sta facendo? Ma disintegrato anche i sogni e le speranze di Nico. Ci ho messo oggi ore per fare bene questo incontro con tutte le cose. Le robe, ho detto che c'erano le giunture delle ginocchia che le potevate spaccare, quindi si inginocchiavano, era più facile. E avevano 36 punti ferita. Avete capito quanti cazzo di danni non farebbe fare 36 punti ferita? Uno fa un crit e fa 37 e uno tira e fa 44. Beh, guardiamo il lato positivo, ragazzi. Livellato. Jeffy, tesoro di papà, cosa t'ho detto sull'uso dei grossi esplosivi? E il mio sguardo praticamente passa da Farad a tutte le macerie e cumuli di rottami e di distruzione che ho causato, e resto in silenzio a bocca aperta. Senti, lo devo fare. Josephine, passami il lanciagranate. Sento che lo devo fare, devo rovinare questo cazzo, momento. Sta finendo, fatemelo fare. No, cosa? Ma cosa? Lancio una prendi, granata sulla volante più vicina che si sta... che bravo! Ha ragione. Ovviamente. Tutto questo non rispecchia la nostra volontà nella vita reale. Noi perché, rispettiamo perché le forze Jeff non è amico ordine. Delle guardie. Esatto. Ma noi sì. Spari tranquillamente. Sì. Non è che c'è la fine, quindi c'è... prendi in pieno una delle macchine che esplode. In quello inizia a salire molto più velocemente. Sparo a raffica tutte le granate. Ve lo guardate così. Ok, vedendo questo bellissimo dinosauro orsacchiotto. L'orsosauro. L'orsosauro, io mi giro. Mannaggia a te. E guardo Gonzefin. Oh! E...
Allungo la mano. Cazzi tuoi. Cazzi tuoi. Aspetta, la tua cazzo. Nicola, è l'ultima. Il fatto è che quando tu utilizzi una potenza inarrestabile e poi ti trovi di fronte a un muro di ignoranza inamovibile. Da Cyberpunk a Seven Seas siamo passati. Cioè, non puoi calcolare Simo. Simo è incalcolabile e ti sfotte tutto. Matt lo sa. Dico per sì, confermo, per esperienza diretta. Quindi... Adesso te la trasformo nella curva sud io adesso. Di solito agisce da solo. Cosa quindi... fate? Voi vedete questa scena qua, quindi prima c'era già uno e occupava un casino di spazio. Adesso ce ne sono due. Ma vogliamo chiamiamo idea chi hanno a gestire la regia. Scusa, però io allungo la mano a Gonzefin. Gonzefin appoggia la sua zampina morbida e soffice sulla mia mano e in quel momento ci fondiamo come dei cazzo di Terminator e diventiamo dei super Gonzozilla, però con le trecce rosse, Gonzefin! Tutti militari. Incazzati come pogliane nel deserto. Cyberpunk. Ah no? Scusami, ma non era ruolare duro sempre? Sempre. No! Ruolami questo. A Napoli Comic Con sarà lì che ve le daremo, oltre che in calce, cioè all'inizio di vari Dice Tips, Dungeon Masters of the Universe o delle puntate di Luxastra. Ok? Si è messo la bacchetta nel naso e poi si è colpito in faccia. No, dategli... Infatti ero... Cla, non ti fare domande. Non ti fare domande, si vede Claudia. Che non... Just stop it! Stop! No! Just stop it!